Amici e amiche di TV City, bentrovati in una nuova puntata di Kickoff, la rubrica di calcio internazionale, per dare uno sguardo a quello che succede in Italia, in Europa e nel mondo. In questa puntata parliamo della Nations League, il nuovo torneo riservato alle nazionali europee, giunto alla sua quarta edizione. Questa edizione vedrà il suo regolamento leggermente cambiato. Le squadre sono sempre suddivise in quattro leghe, A, B, C e D, ma la formula di promozione e retrocessione tra le varie leghe è leggermente modificata. Cominciamo a parlare subito della Lega A. Le migliori 16 squadre del continente sono suddivise in 4 gruppi da 4, ma non ci sarà più la promozione alla Final Four per la prima di ogni girone, ma ci sarà un turno di quarti di finale. Infatti le prime due di ogni raggruppamento vengono promosse ai quarti di finale, da cui usciranno le 4 squadre che avanzeranno alla Final Four, che si svolgerà come sempre in un'unica sede selezionata tra le squadre ammesse a quella parte del torneo, mentre per le terze classificate, che prima erano salve, non succedeva nulla, da questa edizione invece dovranno fare uno spareggio per non retrocedere contro le squadre che arriveranno seconde nella Lega B, mentre per le squadre che arriveranno al quarto e ultimo posto ci sarà, come nelle altre edizioni, la retrocessione nella Lega inferiore. Vediamo le squadre che compongono la Lega A, cominciando dal gruppo 1, che è composto da Croazia, Portogallo, Polonia e Scozia. Nel gruppo 2 troviamo l'Italia di Luciano Spalletti, che avrà nel suo girone il Belgio, la Francia e Israele. Nel gruppo 3 troviamo i Paesi Bassi, l'Ungheria, la Germania e la Bosnia, mentre nel gruppo 4 troviamo i campioni in carica della Spagna, che avranno nel loro girone la Danimarca, la Svizzera e la Serbia. Come detto, le prime due di ogni gruppo avanzano ai quarti di finale con sfide di andata e ritorno. Le quattro vincenti si giocheranno la Final Four in un'unica sede e la finale si svolgerà il prossimo 8 giugno del 2025. Passiamo alla Lega B. Anche qui il regolamento è stato leggermente modificato. Sempre 16 le squadre partecipanti, suddivise in 4 gruppi da 4 squadre. Per la prima ci sarà la promozione nella Lega A, mentre per la seconda, come detto poc'anzi, ci sarà lo spareggio per la promozione nella Lega Superiore contro le terze della Lega A. Per le terze classificate invece ci sarà lo spareggio per non retrocedere contro le squadre che arriveranno seconde in Lega C, mentre per le quarte e ultime classificate, come nelle edizioni precedenti, ci sarà la retrocessione. Vediamo le 16 squadre come sono state suddivise in questa Lega B, cominciando come sempre dal gruppo 1, che vede Cechia, Ucraina, Albania e Georgia. Nel gruppo 2 l'Inghilterra, la grande delusa della scorsa edizione, infatti retrocessa nella seconda lega, che avrà con il suo gruppo Finlandia, Irlanda e Grecia. Il gruppo 3 ci sono Austria, Norvegia, Slovenia e Kazakistan, mentre nel quarto e ultimo gruppo troviamo il Galles, l'Islanda, il Montenegro e la Turchia. Andiamo alla Lega C, la terza in ordine di importanza. Anche qui la prima classificata salirà in Lega B. Per le seconde ci sarà, come abbiamo detto prima, lo spareggio contro le terze di Lega B per un posto nella Lega Superiore. Per le terze classificate non succede nulla, le rimangono dove sono, mentre le quarte classificate, le peggiori due tra le quattro squadre che arriveranno all'ultimo posto, ci sarà la retrocessione in Lega D, perché la Lega D è composta da soli due gironi, mentre le migliori due, diciamo ultime classificate, affronteranno lo spareggio per non retrocedere contro le squadre che arriveranno seconde appunto in Lega D. Vediamo le 16 squadre della Lega C, anche qui 4 gruppi da 4. Il gruppo 1 la Svezia, l'Azerbaigian, la Slovacchia e l'Estonia. Il gruppo 2 troviamo Romania, Kosovo, Cipro e Lituania. Il gruppo 3 è composto da Lussemburgo, la Bulgaria, l'Irlanda del Nord e la Bielorussia. Il gruppo 4 Armenia, Isole Faroe, Macedonia del Nord e Lettonia. Andiamo quindi a parlare dell'ultima lega, la Lega D. Qui troviamo solamente due gruppi di 3 squadre per un totale di 6 squadre. Il regolamento è semplicissimo: la prima di ogni gruppo sale in Lega C, le seconde affronteranno lo spareggio per salire appunto nella Lega C. Per le ultime invece non succede nulla, non essendoci un gradino più basso, restano lì dove sono. Andiamo a vedere la composizione di questi due gruppi da 3 squadre. Il gruppo 1 vede Gibilterra, San Marino e Liechtenstein, quindi un raggruppamento tutto di microstati. Il gruppo 2 invece trova Moldavia, Malta e Andorra. Questi erano tutti i gruppi della Nations League di cui non fa parte
come avete potuto notare, la Russia, perché è sempre esclusa da ogni competizione internazionale. Come detto, ci sarà poi una Final Four per decretare la squadra campione. La finale si giocherà il prossimo 8 giugno del 2025. Bene, e si chiude qui questa puntata dedicata alla Nations League. Come sempre, se avete consigli o suggerimenti potete scriverlo nei commenti. Io vi do appuntamento alla prossima puntata di Kick Off, la rubrica di calcio internazionale. Ciao!